La mia famiglia, che allora era già una famiglia che aveva delle attività importanti nel tessile, ebbe l'idea di entrare nel campo dei tappeti e mi ricordo che fu un'idea di uno dei miei fratelli, io allora ero piccolo per cui non ero ancora presente in azienda, e quando è partita appunto negli anni 50 era partita per servire il mercato prettamente italiano, più o meno dei grossisti di allora, degli ambulanti, e aveva un cliente in Germania molto importante. Ecco, credo il mondo dell'azienda era rinchiuso in Italia e in Germania, e da allora chiaramente abbiamo fatto dei passi importanti, tanto è vero che oggi siamo presenti in quasi 100 paesi del mondo, per cui l'evoluzione è stata veramente importante. Oggi direi che è un'azienda che si sente molto giovane, che ha voglia di fare. Abbiamo una media ai dipendenti inferiore ai 40 anni di età e quindi l'azienda è molto motivata e si propone degli obiettivi importanti in futuro. Tra l'altro in questo momento il mercato ci sta anche premiando, in quanto che tutti gli sforzi che abbiamo fatto, gli investimenti che abbiamo fatto, il mercato ce li sta riconoscendo, per cui stiamo avendo dei buoni risultati. Siamo partiti dai tappeti tradizionali, oggi i tappeti tradizionali non ne produciamo più, siamo sempre comunque rimasti più o meno in un'area sinergica i tappeti. Oggi l'azienda è presente diciamo in quattro settori: nel campo dell'automotive, siamo presenti nei marchi più importanti, la Maserati, l'Alfa Romeo, la Fiat, la Ferrari, e siamo presenti nel settore sportivo con l'erba sintetica. Abbiamo fatto delle campi importanti in tutta Italia, ma soprattutto all'estero. Siamo presenti nella moquette con il marchio Citin, che è stato un marchio che è diventato importante, in quanto che negli anni 90 abbiamo fatto diversa pubblicità, per cui ancora oggi il marchio è ben riconosciuto. E poi siamo presenti soprattutto nel campo della moquette di alta gamma, per gli alberghi a 5 stelle, alberghi di lusso, e soprattutto anche per le navi da crociera, dove c'è un consumo importante. In Italia siamo leader assoluti, tant'è che siamo rimasti gli unici in questo settore e rappresentiamo una realtà importante anche in Europa. Per noi è un momento, diciamo, di rinascita, perché abbiamo avuto un periodo molto difficile, 7-8 anni veramente duri, che ci hanno veramente impegnato, e la proprietà ha dovuto fare anche dei grossi sacrifici per sostenere l'azienda. Siamo pronti adesso per fare il salto definitivo. Sono state poste le basi per un lavoro importante. Noi puntiamo soprattutto sull'estero, andiamo nei vari paesi non per avere delle quote di mercato importanti, in quanto che sarebbe troppo costoso. Noi vorremmo e stiamo riuscendo ad avere o a recuperare delle nicchie di prodotti di alta gamma, di prodotti medio-alti, dove venga riconosciuto il marchio Made in Italy, che in certi paesi è molto importante.